tutti tranne Ulisse, re di Itaca. Il suo ritorno è impedito da mille ostacoli. Poiché il re tarda a tornare, i Troci vogliono prendere il potere. Penelope, moglie di Ulisse, è infatti dovuto accettare di sposarne uno quando finirà la tela che sta tessendo. Ma, per evitare di tradire il marito, la disfa ogni notte. Ulisse è ancora lontano da casa, ma non si arrende. Nel suo viaggio approda sull'isola dei Feaci, giunge sull'isola dei Ciclopi. Incontra Eolo, il dio dei venti, si ritrova sull'isola della Maia Circe. Dopo tante tappe e tanti ostacoli, un'ultima insidia intraccia il suo ritorno in patria. Un canto soave e irresistibile che induce i marinai a gettarsi in mare. Ulisse è conscio della pericolosità dell'ammaliante canto delle sirene e cerca di porvi rimedio. Si premura di tappare le orecchie dei suoi fedeli compagni con della cera, mentre lui, deciso ad ascoltare, si fa legare strettamente all'albero della nave senza tappi. Inizia così una lunga e tormentosa lotta contro il suo istinto, che lo spinge a liberarsi e a cedere alle lusinghe di queste affascinanti e ingannevoli creature. Ma sì, sì.